Con Gesù siamo sempre vincitori, giubiliamo nel suo Cantico dei Cantici, capitolo 2, versetto 1. Gloria al nome di Dio per la sua santa e preziosa parola. Cantico dei Cantici, capitolo 2, versetto 1. Amen. Il Signore sia lodato. Io sono la rosa di Saron, il giglio delle valli. Lo ripetiamo, fratelli. Io sono la rosa di Saron, il giglio delle valli. Gloria a Dio. Accomodatevi, fratelli. Gloria al nome del Signore per la sua santa e benedetta parola. In questo libro meraviglioso, in cui si parla di questa relazione unica, perfetta tra Cristo e la sua Chiesa, in questa comunione di spirito, in questa comunione, unione, in questo legame d'amore, gloria al nome del Signore, proprio in questo libro vengono manifestati gli aggettivi più consoni che possono essere applicati a Cristo e alla sua Chiesa amata. E vedete, proprio nel capitolo 2, il versetto che abbiamo letto è un riferimento specifico. È un riferimento specifico. Gesù si definisce quale rosa di Saron, il giglio della valle. Ora, questa sera, insieme vogliamo applicarci e riflettere e meditare sulla prima parte di questo verso. Egli è la rosa di Saron. Un'altra traduzione, Sharon, è la valle fiorente che si trova vicino al Monte Carmelo, in prossimità del Mar Mediterraneo. È una valle fiorente all'interno della quale si contraddistinguono questi fiori, questa particolarità e unicità e perfezioni di fiori chiamati fiori di Saron, rose di Saron. Le rose di Saron sono dei fiori caratteristici, unici nel loro genere, belli, e proprio da un punto di vista, insomma, di estetica, sono stati giudicati quali i fiori più belli esistenti. Gloria al nome del Signore. Ecco che Gesù ama definirsi rosa di Sharon. Rosa di Sharon, il fiore più bello, la perla più preziosa, il tesoro più ambito. Gloria al nome del Signore. Il Figlio dell'Altissimo, la stella del mattino, il Redentore, il Signore, il Re dei Re, il Signore dei Signori. Gesù Cristo, il Salvatore, il Redentore, si compiace nel paragonarsi al fiore più bello esistente sulla terra, la rosa di Sharon. Gloria al nome del Signore. Questo fiore ci parla di qualcosa di perpetuo. Ecco, sono anni di valle fiorente, sono anni in cui quel fiore fiorisce ed è ancora oggi caratteristico. Sono anni in cui quel fiore, quando si vede, noi possiamo applicarlo a Cristo Gesù il Signore, e quel fiore ci parla di un Gesù che non cambia, quel fiore ci parla della benedizione di Dio, quel fiore ci parla, fratelli e sorelle, quella rosa ci parla della pace del Signore, della perfezione di Dio, della bellezza e della preziosità del nostro Signore.
È scritto nella parola di Dio che ad un certo punto lo Spirito di Dio ebbe a fare una promessa di ritorno alla benedizione al popolo di Israele. La desolazione avrebbe lasciato il posto alla gioia e all'allegrezza. Il deserto avrebbe lasciato il posto ai fiori. Dio avrebbe creato lì dove c'era desolazione una rigorosa e fiorente vegetazione. E quel fiore in quella valle rappresenta la promessa di Dio compiuta per il popolo di Israele, certamente, ma rappresenta anche, fratelli e sorelle, la promessa di Dio adempiuta nella nostra vita. Gloria al nome di Dio. È scritto nella parola del Signore: il deserto e la terra arida si rallegreranno, la solitudine gioirà e fiorirà come la rosa, si coprirà di fiori, festeggerà con gioia e canti di esultanza, le sarà data la gloria del Libano, la magnificenza del Carmelo e di Sharon. Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. Sì, una profezia applicabile al restauro di quella benedizione e di quelle promesse per Israele, ma è una benedizione, una promessa profetica anche per il suo popolo, che vivrà la rosa di Sharon. Egli è la rosa di Sharon, sì. Egli è il fiore più bello, è il fiore unico, l'unicità nella sua essenza. Esso è particolare, è straordinario, è ciò che di più prezioso si può trovare, non c'è altro. Allora, se noi andiamo a valutare il cuore dell'uomo, e se noi andiamo a valutare il desiderio dell'uomo, ci rendiamo conto che l'uomo ancora non ha compreso la cosa più preziosa del mondo, la rosa di Sharon. Ancora non ha compreso, fratelli e sorelle, la cosa più preziosa del mondo, la cosa più preziosa della nostra vita, Gesù Cristo il Signore. E l'uomo va ancora alla ricerca di tante cose e desidera tante cose. Abbiamo cantato all'inizio di questo culto: il mio cuore anela stare in tua presenza, il mio cuore anela stare nelle tue vie, il mio cuore anela ricevere le tue benedizioni. Ciò che fa ricche la presenza del Signore sono le benedizioni di Dio nella nostra vita e nient'altro. Eppure l'uomo continua a cercare ricchezze, beni materiali, eppure l'uomo continua a cercare divertimento, passioni carnali, eppure l'uomo continua a cercare quello che è lontano dalla presenza di Dio e distoglie lo sguardo dal Signore Salvatore delle nostre anime. Eppure l'uomo tende a cercare continuamente ciò che diverte, appaga l'esteriore e l'interiore, ma da un punto di vista carnale puramente. Sì, l'uomo va alla ricerca di queste cose. Sapete, Zaccheo andava alla ricerca di queste cose. Un uomo che si arricchì di queste cose. Un uomo che si arricchì del peccato oltre che di soldi. Era un uomo che viveva frodando altre persone. Eppure un giorno nel suo cuore comprese che in quella città, in quel momento, stava passando la rosa di Sharon, il fiore più prezioso esistente. Stava passando il fiore più bello, la perla magnifica, il tesoro straordinario. Non volle perdere l'occasione. Quante volte per le cose materiali tu puoi dire nella tua mente: o non perdere l'occasione, non perdere l'occasione, che il Signore ci perdoni, fratelli e sorelle. Tante volte è meglio perdere occasioni carnali, tante volte è meglio perdere occasioni materiali, è meglio, fratelli e sorelle. Approfittiamo piuttosto delle occasioni spirituali che Dio ci concede. E in quella città, in quel momento, stava passando il re dei re, la rosa più bella,
il fiore più bello, Gesù. E Zaccheo lo vide e voleva vederlo. Esso salì sul sicomoro e guardava Gesù Cristo il Signore, e Gesù era lì perché conosceva il cuore di Zaccheo, conosceva bene chi era Zaccheo, ed egli volle entrare nella casa di quell'uomo per fargli comprendere cosa significava trovare la rosa di Sharon. Significa trovare ciò che è di più prezioso. Nel momento in cui aveva trovato la rosa, nel momento in cui Zaccheo aveva visto, conosciuto Gesù nella propria casa e la salvezza entrò all'interno di quella casa, Zaccheo ebbe a riconoscere che tutto quello che aveva considerato come qualcosa di prezioso, di buono per la sua vita, era tutto secondario, era tutto immondizia dinanzi a quel tesoro che aveva acquistato in quel momento. È scritto nella parola del Signore: il regno dei cieli è anche simile a un mercante che va in cerca di belle perle, e trovata una perla di grande valore, se n'è andato, ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comprata. Questo è l'intento della Chiesa di Dio, questo deve essere l'intento della Chiesa del Signore. Dinanzi a quella rosa rinuncia a tutto pur di conquistarla, pur di prenderla nella tua vita. Oh, tu l'hai cercata, hai cercato qualcosa di prezioso e Dio ti ha fatto trovare. Acquistala nella tua vita, prendi nella tua vita quella rosa e tu vedrai quella perla che farà luce, quel fiore unico di rara bellezza. Oh, quel fiore, proprio quel fiore. Fu calpestato all'epoca, ancora oggi da tanti viene calpestato. Sì, la rosa di Sharon, essendo insomma in una valle, può essere anche calpestata, e Gesù ha subito anche le stesse angherie di questa rosa, il tesoro prezioso che è stato calpestato dagli esseri umani. È scritto nella parola di Dio che egli era nel mondo, il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non lo ha conosciuto, è venuto in casa sua e i suoi, è scritto, non lo hanno ricevuto. Egli era qui, il tesoro prezioso era su questa terra e gli uomini non ne hanno trovato il valore, lo hanno calpestato come se fosse un fiore come tutti gli altri, senza riconoscere l'unicità di quel fiore, di quella rosa, di quel tesoro, di quella perla. Gli uomini hanno calpestato la rosa di Sharon, ma il suo profumo, fratelli e sorelle, non si è stoppato, fermato in quel momento in cui è stato calpestato, ma più veniva calpestato più il suo profumo si elevava al cielo, più veniva calpestata quella rosa più il suo profumo si elevava al cielo, l'intensità si incrementava, si sviluppava sempre di più, quel profumo è arrivato al cielo e quella promessa ancora oggi è valida, perché la rosa di Sharon ancora oggi è vivente e tutti gli uomini possono ottenerla, possono viverla, quel profumo che sa di Gesù. Gloria al nome del Signore. Gesù è risuscitato ed è vivente. Egli è bello, fratelli e sorelle, come quella rosa risplende. Oh, la sua bellezza è inconfutabile, la sua bellezza è riconoscibile. E quando noi realizziamo quel fiore, quella sua bellezza, quella luce che emana, quella bellezza straordinaria, non fa altro che rischiarare, illuminare ogni giorno della nostra vita, ci illumina del continuo tutti i nostri giorni, o anche nei giorni bui quella rosa continua ad illuminare con la sua bellezza i nostri giorni, anche nei giorni più tempestosi quella rosa è in grado di illuminare i nostri giorni. Gloria al nome del Signore. Quella rosa vive in un campo aperto
in una valle, tutti vi possono accedere. Tutti vi possono accedere, fratelli e sorelle, e tutti possono cercare e trovare l'unicità e la bellezza e la luce di quella rosa. Quella rosa è unica perché Gesù è l'unica via che conduce al cielo, è unica perché Egli è l'unico amico, per quanti ne stai cercando, nessuno è paragonabile al nostro Signore e Salvatore Cristo Gesù. Egli è l'unica speranza, per quanto tu stai mettendo fiducia in altri, l'unica speranza è il Signore, l'unico, come quel fiore unico, così Gesù è unico. Egli è l'unico sostegno, lì dove tutti ti abbandonano e tu ti senti solo, Egli è l'unico che ti rialza, come quel fiore unico, Egli è unico. Egli è l'unico fedele, perché altri ti deludono, ma Gesù mai ti deluderà. Egli è l'unico salvatore. Tanti vogliono essere, insomma, promotori di salvezze, di pace nella tua vita. Solo Gesù può compiere trasformazioni e può donarti salvezza e vita eterna. Egli è l'unico mediatore, per quanti altri possano dire: oh, c'è questo che media tra l'uomo e Dio, Gesù Cristo, il Signore, è l'unico mediatore, unico. Egli è unico come quella rosa è unica. Egli è unico. Dove? Dove si sviluppa l'unicità di questa rosa? Io sono la rosa di Sharon. A Sharon, in questa valle fertile, quella rosa nasce in un luogo fertile. È un luogo distinto dagli altri, soprattutto perché quella rosa viene da quel luogo, è la rosa di Sharon. È un luogo distinto dagli altri per la presenza anche di quella rosa. È un luogo distinto dagli altri perché quella rosa è in quel luogo. I suoi non l'hanno riconosciuto, è scritto nella parola di Dio, ma è altresì scritto a tutti quelli che lo hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. E noi possiamo dire che in quella valle si nota germogliare la rosa. Nel tuo cuore si deve notare il germoglio di quella rosa, e quel cuore sarà distinto dagli altri cuori perché figli di Dio. Gloria al nome del Signore. In quella valle viene identificata come la valle fertile in quei luoghi. Quella valle è fertile. C'è acqua in abbondanza, quella valle è fertile. Tende a germogliare, la natura tende a ricoglirsi. Fratelli, quella valle è fertile. E quella valle identifica la benedizione lì dove c'è la rosa di Sharon. Quella valle indica la benedizione di Dio. Lì dove c'è la rosa, c'è la benedizione, la fertilità, c'è la pace. In quella valle si vede che c'è qualcosa di meraviglioso ed unico. Si vede. Gloria al nome del Signore. A un certo punto nella parola di Dio in Isaia 65 è scritto: Sharon sarà un recinto di greggi, la valle d'Acor, un luogo di riposo alle mandrie per il mio popolo che mi avrà cercato. È lì che il popolo trova riposo. È con quella rosa all'interno che la valle tende a rappresentare quella pace. Senza quella rosa tu non puoi vivere la valle di Sharon. Senza quella rosa non puoi comprendere la fertilità e le benedizioni di quella valle. Fratello, sorella, tanti possono dire: ma io non trovo la pace, io non trovo la pace, dovunque mi giro non trovo la pace, le circostanze della mia vita mi portano a non avere pace in me. Io non trovo la pace.
se la rosa di Sharon è nella tua vita, tu vivrai la pace. Gesù Cristo è la vera pace. Egli dona la vera pace, Egli è la pace, non come quella che il mondo dà. Il mondo scimmiotta la pace di Dio, ma Dio è colui che dona la vera pace, che prescinde le circostanze, che prescinde le situazioni. Egli è la quiete, la serenità nei cuori delle persone. Egli è colui che calma ogni tempesta. Se quella rosa è in quella valle manifesta una pace, quella valle manifesta la benedizione di Dio. Oh fratello, sorella, il Signore non mi sta benedicendo, Signore perdonaci. Quando pensiamo questo, facciamo i conti con noi stessi, dov'è la rosa? È nel tuo cuore, è in quella valle. Dov'è la rosa? Perché lì dov'è la rosa parla di fertilità, di benedizioni, di pace. Gloria al nome del Signore. Nella parola di Dio lo abbiamo visto, lì dove c'è il Signore, lì dove il Signore, insomma, vive, è lì che si manifesta la sua benedizione. E se il Signore, se quella rosa di Sharon vive nel tuo cuore, l'hai trovata, quella rosa manifesterà le benedizioni nella tua vita. Invece di rame, scritto nella parola del Signore, farò affluire oro, invece di ferro farò affluire argento, invece di legno rame, invece di pietre ferro. Io ti darò per magistrato la pace, per governatore la giustizia. Non si udrà più parlare di violenza nel tuo paese, di devastazione e di rovina entro i tuoi confini, ma chiamerai le tue mura salvezza, le tue porte lode. Non più il sole sarà la tua luce nel giorno, non più la luna ti illuminerà con il suo chiarore, ma il Signore sarà la tua luce perenne, il tuo Dio sarà la tua gloria. Il tuo sole non tramonterà più, la tua luna non si oscurerà più, perché il Signore sarà la tua luce perenne, i giorni del tuo lutto saranno finiti. Noi possiamo vivere quella valle. Amen, fratelli e sorelle. Signore, fa che noi possiamo vivere quella rosa. Signore, fa che noi possiamo trovare e vivere nella nostra vita quella rosa che rende il nostro cuore fertile, pieno di pace, pieno di serenità, pieno di benedizioni che derivano dall'alto. Chiniamo i nostri capi, fratelli, preghiamo il Signore.